Chi entra Papa esce Cardinale. Sembra sia andata così anche al conclave del Consiglio europeo straordinario convocato per le nomine delle più alte cariche dell'Unione. Il nome del candidato socialista alla guida della Commissione europea, Frans Timmermans, favorito alla vigilia del meeting, ha perso quotazioni in tarda serata, affossato già nei colloqui prevertice dai popolari, soprattutto dai popolari dell'Est, quelli del gruppo di Visegrad. Credo che questa persona, cioè Timmermans, non sia quella giusta per unire l'Europa, perché in passato abbiamo avuto il sentore che non fosse molto positivo verso la nostra regione e desideriamo un bilanciamento geografico. Anche più esplicito è stato il più duro tra i membri del gruppo di Visegrad, il primo ministro ungherese Viktor Orbán, che ha inviato una lettera dicendo che la nomina dell'olandese sarebbe un errore molto serio e storico. E se i paesi dell'est europeo temono di non avere rappresentanza, altre voci si levano ad ovest a favore della parità di genere. Ci devono essere donne e uomini dall'est Europa nell'equazione finale e i numeri devono essere uguali. Poi per me il criterio di competenza e coerenza in relazione al progetto europeo è sempre stato la linea guida. La trattativa è complessa, andrà avanti ancora per ore. Se alla fine i socialisti ottenessero la commissione, allora, cancelli europeo alla mano, ai popolari andrebbe la presidenza dell'Europarlamento, magari con Weber, e ai liberali quella del Consiglio. Ma la soluzione è lontana. La notte si propone come lunga qui al Consiglio europeo e si parla di prolungare le trattative con una colazione di lavoro. E se è vero che i leader europei sono lontani da un accordo, è anche certo che i paesi dell'est non hanno la maggioranza necessaria per bloccare le nomine. Vero è anche, tuttavia, che eleggere un presidente della Commissione contro i desiderata di una serie di paesi significa iniziare il nuovo mandato con il piede sbagliato. Ana Lázaro, Euronews, Bruselas.